Buongiorno a tutti gli amici di moto.it, sono Matteo e oggi siamo insieme per scoprire la nuova BMW R1200RT. Prima di vedere un po' le caratteristiche tecniche e come si comporta, vi faccio un attimo vedere la linea dall'esterno, facciamo un giro attorno e godiamoci un po' la moto. Prima di tutto guardiamo alcune caratteristiche. Come vedete la moto in questo momento è posizionata sul cavalletto centrale. Devo dire, davvero comodo, non è assolutamente pesante la moto da mettere su. Guardiamo innanzitutto il bauletto. Abbiamo un bauletto che più che bauletto è un baule centrale, davvero capiente, facilissimo da aprire. Basta schiacciare sul pulsante dove si può inserire la chiave per ovviamente anche bloccarlo. Si apre la maniglia, apriamo, vi faccio vedere il bauletto. Il bauletto è davvero davvero capiente, tra l'altro comodissimo. Di sera è, vedete, questa piccola lucina che illumina il bauletto e ci fa vedere perfettamente cosa abbiamo dentro. Per chiudere basta ritirare giù e spingere la leva. Guardiamo sul fianco per vedere altri tre particolari. Innanzitutto la predisposizione alle borse laterali. Ci sono questi attacchi dove si possono attaccare due borsoni che però rimangono abbastanza dentro nel volume totale della moto. Abbiamo poi due cose, ovviamente sottosella che vi faccio vedere e un pulsante per accendere o meno il riscaldamento della sella passeggero. Per aprire la sella basta infilare la chiave in questo vano e girare in senso orario. Anche in questo caso ci vogliono due mani. Si apre la sella, bisogna stare un po' attenti perché abbiamo sotto il cavo che serve per il riscaldamento della sella. Abbiamo tra l'altro l'attacco, lo vedete qua in basso, per posizionare la sella su due posizioni diverse, una un po' più alta, una un po' più bassa. Sella rimessa, continuiamo a vedere altre caratteristiche. Innanzitutto tappo benzina, come vedete non c'è nessuna chiave, tra l'altro abbiamo anche un'indicazione che dopo vi spiegherò, questa keyless ride, che vuol dire che la guida sarà senza chiave, poi vi spiego perché. Per aprirlo da fermi basta tirare su questa levetta e il tappo si apre comodamente. Per richiuderlo, sempre con la levetta alzata, si spinge verso il basso. Abbiamo poi due comodi piccoli vani, uno sul lato sinistro in cui possiamo inserire qualcosa, in questo caso c'è dentro il libretto. Anche questi ovviamente richiudibili a chiave di sicurezza, e uno sulla destra, un po' più interessante perché all'interno troviamo che cosa? Un connettore dove possiamo attaccare un cavo AUX o USB per ascoltare tutta la musica che vogliamo sentire mentre siamo in marcia. A proposito di musica, vi faccio vedere i comandi della radio, poi ve la farò anche sentire. Abbiamo quattro comandi sulla sinistra, un comando per accendere e spegnere la radio, possiamo anche semplicemente silenziarla con questo pulsante, quindi è un on, off o silenzioso. Un pulsante per la fonte dell'audio source, quindi se è AUX, se è un USB, se è la radio, la modalità di ricerca, quindi se vogliamo la sintonizzazione automatica delle stazioni manuali, e il pulsante per memorizzare le stazioni. Intanto vi faccio provare la radio. Iniziamo ad accendere la moto, poi vediamo le altre caratteristiche. Da qui schiaccio il pulsante on. Vedete? È andato su la radio. Sentite? Possiamo lavorare sul volume, come sentite, utilizzando questo joystick. Possiamo, vi ho detto, silenziarla semplicemente, riattivarla o spegnerla tenendo schiacciato. Abbiamo detto diverse possibilità, quindi radio, USB e AUX per attaccare il cavo audio.
Sulla sinistra abbiamo un comodo joystick che ci permette di muoverci poi anche nel menu, sia ruotando in alto e in basso, sia spostandolo all'interno e all'esterno, vedete. Abbiamo poi ovviamente pulsante per gli abbaglianti. Abbiamo il cruise control che si attiva e si disattiva utilizzando questo pulsante e poi comandato tramite questa comoda levetta. Un pulsante per accendere o spegnere le luci automatiche, dopo vi spiegherò la differenza. Quattro frecce, ovviamente clacson, indicatore di direzione, e altri due pulsanti, uno per gestire le sospensioni semiattive della moto, che sono impostabili su tre livelli, soft, normal e hard. Andare nel menu o che cosa? Andare a gestire il nostro parabrezza. Guardate, schiacciando in alto e in basso possiamo alzare o abbassare comodamente il parabrezza. A destra abbiamo un po' meno pulsanti, abbiamo un pulsante mode per le modalità di guida. Questo modello ha sia la modalità rain che normal, sia la modalità dynamic, quindi la modalità un po' più aggressiva della moto, il pulsante d'accensione e il blocco di sicurezza delle borse del bauletto posteriore. Un'ultima caratteristica prima di accenderla sono gli specchietti, ve li faccio vedere. Fungono anche da paramani, aiutano abbastanza a proteggere le mani dall'aria e si possono richiudere per passare nei punti magari un po' più stretti. Andiamo a vedere ora tutte le funzioni. Per accendere la moto, vi ho detto prima, keyless ride, cosa si intende? La chiave in questo momento io ce l'ho in tasca, basta che sia vicina alla moto e possiamo accendere la moto tranquillamente con un solo pulsante. Questo pulsante, che tenendolo schiacciato a manubrio sterzato, ci permette di bloccare lo sterzo. Vi faccio vedere, tanto che ci siamo. Giro, tengo schiacciato, non so se avete sentito il piccolo rumore, blocca sterzo, quindi lo sterzo non si muove più. Schiaccio una volta, si risblocca lo sterzo. Tutto questo ovviamente è possibile con le chiavi vicine. Schiacciamo, la moto si accende. A sinistra e a destra abbiamo ovviamente velocità e numero di giri. In alto tutte le classiche spie che troviamo nelle moto, quindi controllo di trazione, ABS, segnale di emergenza, anomalia motore, indicazione delle frecce, degli indicatori di direzione. Guardiamo però in basso, dove abbiamo le cose un po' più particolari. Innanzitutto vediamo a sinistra, abbiamo due indicatori, uno della temperatura motore, uno del livello di carburante. A fianco il numero che vedete, l'1, è della marcia inserita. In alto abbiamo invece trip, abbiamo tre possibilità di trip, il trip A, eccolo qua, 1, 2 e auto. A è auto, quindi si azzera ogni volta che la moto viene spenta e quando ripartiremo partirà da zero. 1 e 2 invece sono i classici personalizzabili. Per andare a visualizzare i trip bisogna schiacciare questo pulsante a forma di rombino. Usciamo, andiamo a vedere invece le altre indicazioni. In basso abbiamo la mappa road. Ho detto prima che col pulsante che avevamo a destra si possono selezionare le mappe, mette road, dynamic e rain. Adesso teniamo road. Intanto che siamo qui finiamo di vedere le indicazioni sulla destra e poi passiamo alla parte centrale. Abbiamo qua il segnale che abbiamo acceso le luci automatiche. Schiacciando il pulsante che vi ho fatto vedere prima possiamo decidere di metterle manuali o lasciarle automatiche. Con automatiche varierà la moto l'intensità dell'illuminazione a seconda delle condizioni atmosferiche. Abbiamo poi sotto l'indicazione di autonomia residua. Schiacciando il pulsante menu si può andare nelle varie impostazioni. Prima di vedere tutte le impostazioni vi faccio vedere cosa si può indicare lì a destra. Si può indicare il consumo medio, il consumo istantaneo, l'autonomia, la velocità media, la temperatura esterna, la pressione dei pneumatici che è attiva solo in marcia, il cronometro di via ovviamente,
il tempo di viaggio che si può accendere, mettere in pausa, spegnere, la data, il livello dell'olio, la tensione, quindi la batteria, o tenerlo spento senza nessuna indicazione. In questo momento a me piace sempre avere l'autonomia residua. In basso abbiamo l'orario sempre fisso, al centro in basso il classico odometro, quindi chilometri totali. Andiamo a vedere le impostazioni adesso col tasto menu. Abbiamo le tre possibilità di sospensioni semiattive: soft, normal e hard. Abbiamo visto prima le varie informazioni, la possibilità di scegliere l'indicazione in alto a sinistra del trip, la riscaldamento delle maniglie, anche qua impostabile su 5 livelli di intensità o spente, e il riscaldamento sedili. Abbiamo poi, come se fosse veramente un computer, tutte le impostazioni audio, per esempio su i collegamenti con il casco, le varie impostazioni che ci possono essere di antifurto, luce diurna, l'indicatore o meno del cambio. Abbiamo davvero tantissime informazioni: impostare ora, data, lavorare sul controllo di trazione. Si può lavorare veramente su ogni impostazione della moto. Abbiamo quasi un computer in questo caso. Ora ci mettiamo a bordo e vediamo come si comporta questa bellissima BMW R1200RT in strada. Ok, ora frizione schiacciata. Per accendere la moto all'inizio bisogna schiacciare il pulsante centrale, poi, come tutte le moto, il pulsante di avviamento. Sentite il sound? Devo dire che mi ha stupito la prima volta che l'ho accesa, non mi aspettavo da una moto del genere un sound come questo. Sentite che bel suono che ha. Molto aggressivo per una moto che da vedere sembra la classica moto da turismo, proprio morbida morbida. Ok, primi metri con la BMW R1200RT. Vi dico subito, è l'impressione che ho avuto appena l'ho presa in mano la prima volta, quindi ve la dico apposta, proprio nel primo metro di percorrenza ci si stupisce di quanto tutto il peso che ci si aspetta guardando la moto, le dimensioni della moto, sparisca appena ci si muova. La moto è leggerissima da muovere, sembra davvero che pesi la metà di quello che realmente pesa. Ricordiamo che è spinta da un motore 1200 bicilindrico con circa 125 cavalli, quindi un motore molto performante che riesce a gestire ovviamente benissimo tutto il peso che deve portare in giro con questa moto. Dato che siamo all'inizio e continuo a parlare delle caratteristiche, ho lasciato fuori l'autonomia residua, quindi vi parlo dei consumi. In questi giorni l'ho usata prevalentemente nell'urbano e autostrada, quindi abbiamo un mix tra le due situazioni. Abbiamo un consumo che si attesta intorno ai 20, anche a 22-23 km con un litro. Vi faccio vedere, guardate com'è morbida da muovere, come ci si gioca tranquillamente con questa moto, nonostante, vi ripeto, il peso. Lo sottolineo più volte perché è un dato importante quando si acquista una moto il peso. In questo caso però diventa quasi irrilevante, non si sente davvero per nulla. Ci avviciniamo al dosso, prendiamo come sempre intorno ai 40 all'ora. Hopla! Ci siamo fatti un bel saltello, però bisogna dire che è un dosso, come sempre sapete, abbastanza critico, gestito molto bene dalla moto. Mettiamo soft,
Ok, se proviamo a vedere su questo dosso con gli ammortizzatori soft che differenze ci sono, lo prendiamo sempre intorno ai 40 all'ora, diventa molto più morbida la moto, si sente subito la differenza, eh? Vediamo adesso l'ultima impostazione, quindi la hard, su questo dosso che è uguale a quello di prima, vediamo sempre la stessa velocità, ma vi dico, sarà un gusto personale, ma mi sono trovato meglio con la sospensione normal e hard, meno rimbalzo, meno quindi contraccolpo dopo il dosso, ha gestito un po' meglio la situazione. Visto che ci scatta il semaforo rosso, proviamo una frenata da 50 all'ora. Allora, freni ottimi, sono perfettamente dimensionati sulla moto. Una sensazione strana si ha quando si ferma, perché si hanno dei freni veramente veramente efficaci, bloccano completamente la moto e le sospensioni da fermo sembrano quasi bloccate, nel senso che quando si è fermi è un po' difficile da spiegare come sensazione, si è come se la moto fosse cementata a terra, se si prova a muoverla col corpo avanti e indietro con il freno tirato si sente proprio la moto bloccata. Ora, come sempre, ci avviciniamo alla tangenziale, faremo la solita nostra prova, quindi siamo a 50 all'ora, mettiamo in sesta e a 50 all'ora acceleriamo. Beh, ragazzi, che dire, eccezionale. Non mi sarei mai aspettato una risposta del genere. Abbiamo una moto pesantissima, un bicilindrico che di sicuro si deve impegnare per gestire questo peso, nonostante sia, vi ho detto prima, un motore 1200 da 125 cavalli. Abbiamo avuto un po' di vibrazioni, ma nessun vuoto, nessuna difficoltà davvero del motore a gestire quell'accelerazione da 50 all'ora in sesta. Nel frattempo, mentre parlavo, l'ho fatto apposta, così come vedete ho staccato la mano destra, non sto più accelerando, la moto sta continuando ad andare, ho inserito il cruise control che vi ho spiegato prima, quindi con la manopolina a destra basta tenere premuta la levetta in avanti e si blocca la moto sulla velocità in cui siamo. Poi, per accelerare o decelerare, basta continuare a premere in avanti, aumenta di circa 1-2 km all'ora ogni volta, si diminuisce tirando indietro la levetta. Ovviamente il tutto si disinserisce appena io tocco freno o frizione. Non si disinserisce invece quando uso l'acceleratore. Se siete in autostrada, state andando a una velocità di crociera 120 all'ora e volete effettuare un sorpasso, potete accelerare comodamente, effettuate il sorpasso, quando lascerete andare l'acceleratore la moto tornerà alla velocità di prima, quindi non si sarà disinserito il cruise control, vi riporterà però alla velocità di crociera che stavate usando prima, comodissimo per effettuare dei sorpassi e poi non pensare a mantenere la velocità sempre bloccata. Con il parabrezza alzato non vi arriva davvero un filo di aria, a parte la questione estetica che può piacere o meno vederlo così in alto. L'altro giorno l'ho provato per un tratto d'autostrada un po' lunghino, è davvero pazzesco quanto protegga dall'aria alzato tutto, non arriva veramente nulla, sembra di essere in macchina. Siamo ufficialmente in città.
portare del tram benissimo. Tra l'altro, una cosa che è fondamentale da sottolineare è che stiamo andando veramente piano per il traffico. Se avete notato, la temperatura si è alzata leggermente della moto. Siamo al 27 di luglio, quindi non certo una giornata fresca. Non c'è alcun calore che arriva dal motore, né sulle gambe né sul sedere si sente il minimo calore. Davvero ottima questa cosa, da sottolineare, perché a queste velocità la maggior parte delle moto farebbero soffrire un po' con tutto il colore, il calore che si sentirebbe da motore sulle gambe, sul sedere. Invece in questo caso davvero niente. Ok, come sempre siamo sul nostro pezzo di pavé, vi parlo mentre andiamo e vi giuro non mi hanno pagato per parlare bene della moto, lo sentite voi stessi, gestito davvero ottimamente. Questo cosa sta facendo? Non si sa. Ok, come sempre proviamo, detto, la seconda parte, la proviamo a prendere un po' più lanciati, andiamo intorno a 50 all'ora come se nulla fosse, e devo dire che è davvero come se nulla fosse. Avete sentito la mia voce, avete sentito come riuscivo tranquillamente a parlare senza sentire troppi sbalzi, avrete visto anche nel video. Davvero gli ammortizzatori, come ho detto prima quando abbiamo provato sui dossi, anche in questo caso davvero davvero ottimi, ammortizzano benissimo, il comfort è assicurato in ogni situazione. Siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro unboxing. Prima di salutarvi facciamo un riassunto di quello che abbiamo visto. Abbiamo provato la nuova BMW R1200 RT, abbiamo visto le infinite funzioni che abbiamo a livello di impostazione della moto, tra ammortizzatori, controlli di trazione, mappature. Abbiamo davvero mille impostazioni con cui possiamo giocare. Abbiamo trovato una moto estremamente leggera in manovra, un motore davvero eccezionale, a livello di prestazioni davvero ottimo, una guida si presta questa moto sia una guida tranquilla turistica che una guida un po' più sportiva, un'ammortizzazione davvero eccezionale, sia dossi, pavé, che sulla strada un po' dissestata ci ha permesso di non avere mai nessun problema con questa moto. Il cambio, abbiamo detto, più che buono, un po' rumoroso, ma è solo una questione di sound. A proposito di sound, un sound davvero bello di questa moto che la fa sembrare una super sportiva, anche se vestita da moto turistica. In autostrada tangenziale abbiamo visto un'ottima stabilità e un ottimo riparo dall'aria data dalla parabrezza. Tutti i lati positivi, vi ho detto, se voglio essere proprio rognoso, qualche vibrazioncina di troppo sul manubrio in accelerazione quando eravamo in autostrada,
e nient'altro. Quindi nel complesso una moto assolutamente da provare. Ora vi saluto, ci vediamo al prossimo unboxing, mi raccomando come sempre commentate sia su YouTube che sul sito, vi auguro una buona giornata a tutti, ciao ragazzi!